Ciao e bentornato sul mio canale Avangaraz Rec Studio. Molti di voi mi hanno chiesto come effettuare delle automazioni sulle tracce MIDI e in particolare a me verrebbe da dire: stiamo facendo confusione tra MIDI e traccia instrument? Ok, andiamo a vedere subito quali sono le automazioni che possiamo fare sulla traccia MIDI, quindi sulla traccia strumento, e sulla traccia VST, cioè la traccia del ritorno audio del nostro Virtual Instrument. Ma procediamo con calma. Creiamo subito dentro il nostro Studio One una traccia strumento. Creando una traccia strumento non abbiamo altro che una traccia MIDI che contiene delle informazioni, dei dati fondamentalmente. Quindi io potrei crearmi delle note da suonare, le metto qui velocemente nel nostro editor. Vedete che non stanno suonando perché? Perché su questa impostazione dove c'è scritto nessuno, non è assegnata questa traccia a nessun virtual instrument. Quindi cosa faccio? Mi reco sul mixer, cliccando mix qua in basso a destra, aggiungo sulla barra strumenti che apparirà dove c'è questa icona del pianoforte, faccio più e aggiungo uno strumento, in questo caso uno strumento di Presonus. Potremmo prenderci per esempio il Presence. Ora vado ad assegnare l'uscita della traccia MIDI al Presence e in questo modo vedete che ha cambiato colore, io sto controllando col mio strumento il Presence. Andiamo a sentire un po' le note che ho suonato dando un preset, per esempio un synth, un lead, possiamo dargli un bad lead. Allora, a questo punto, tenendo in loop la nota lunga, vediamo che le funzioni MIDI, che sono modulation, pitch bend, eccetera, eccetera, che sono tutte funzioni che possono essere modificate dalla traccia MIDI dello strumento, vanno ad agire come un controllo del nostro strumento, del nostro VST. Vediamo. Vado in play. Se io volessi fare delle automazioni sulla traccia MIDI, posso cliccare qui su automazioni, vedete, aggiungi o rimuovi, sono tutte automazioni che riguardano parametri MIDI, quindi cosa vuol dire? Sono tutte automazioni, ritorno a quello normale, che possiamo fare direttamente sul MIDI editor, come la velocity, come il pitch bending. Per esempio, se voglio fare un pitch bend qua, seleziono la matita e vado a fare un pitch bend. Sentiamolo. Lo cancelliamo. Oppure se volessi modificare la modulazione, l'aumento al massimo, la diminuisco, non so se questo suono ha una modulazione assegnata, però se vado a prendermi per esempio un suono orchestrale, solitamente quello corrisponde al volume. Vediamo un po'. Corrisponde un po', diciamo, alla modulazione, al vibrato del violino. Ecco, su questa traccia qui, che io posso chiamare violino, che è la mia traccia MIDI, non posso fare, attenzione, non posso fare automazioni che riguardano l'audio. Perché? Perché è una traccia di controllo, quindi posso fare solo automazioni che riguardano il controllo, la durata della nota, la velocity, il controller, la variazione di suono. E potrei aggiungerne altri, ma di base sono questi quelli MIDI. Quindi per fare delle automazioni di volume, come avete chiesto, mi avete detto: ah, ma come faccio a fare un'automazione sul MIDI di volume se ho bisogno di abbassare in un determinato momento? Ecco, per fare questa cosa in Studio One bisogna abilitare la traccia automazione. Attenzione, bisogna abilitare la traccia automazione
dello strumento VST a cui è assegnata la nostra traccia. Anche se io vado a importare un altro strumento come il Presence direttamente qua, questa è sempre una traccia strumento, non è una traccia audio, è una traccia strumento, e lo vediamo da questo tastino qui, da questa tastierina qui, da queste icone. Quindi come faccio a far apparire un'automazione audio? Bene, bisogna che seleziono nel mixer lo strumento che voglio modificare, in questo caso violino, vedete che ha preso il nome, e cliccare col destro sul fader e fare modifica automazione volume. A questo punto ho un'automazione audio sulla traccia instrument, ok? Quindi se voglio abbassare l'audio del mio strumento, quindi del mio strumento audio, farò in questo modo. Posso cambiare sempre le automazioni e a questo punto mi ritrovo tutte le automazioni delle tracce audio. Aggiungi, rimuovi, posso andarmi a prendere, per dire, il bypass, posso andarmi a prendere sull'audio il panner, quindi modificare il pan della mia traccia, ok? L'ho aggiunta come automazione, chiudi e posso fare in modo che cambi il pan di questo strumento virtuale. Perché? Perché in questo modo sto agendo sull'automazione dello strumento e non della traccia MIDI, ok? E questo è quello che cambia fondamentalmente tra un'automazione MIDI e un'automazione audio. Avete sentito il cambio di... Proviamo a cambiargli il suono in modo che ce ne accorgiamo magari ancora meglio. Andiamo a prendere sempre un lead. In questo modo, se schiaccio qui su automazioni, così torno normale, così vedo tutte le automazioni audio. Esatto. Se volessi fare la stessa cosa sulla seconda traccia che ho creato, anche se non ho MIDI, vedete qua c'è il display off e non appare niente. Perché? Perché non ho abilitato le automazioni audio, ci sono solamente quelle MIDI, quindi non devo fare altro che cliccare col destro sul fader nel mixer, modifica automazione volume. A questo punto ho le automazioni audio anche su questa traccia, ok? Io spero di essere stato molto chiaro, è un video molto breve, ma in questo video molto breve ti spiego fondamentalmente qual è la differenza tra automazioni MIDI e automazioni audio. Ciao, se ti è piaciuto il video lascia un like, commenta se c'è qualcosa che non ti è chiaro, ti invito ad iscriverti al canale per crescere sempre di più come community e ti auguro buona musica. A presto!